Alberti. Bragantini Matteo, ancora non riesce a votare. Adesso è a posto, ok. Polverini. Catanoso che sta votando. Ci siamo quasi, mi pare. Migliore. Forza che così chiudiamo. Stiamo a posto. Ok, allora chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 1.81 Crippa. Così, prego, onorevole Crippa. Grazie Presidente. Questo emendamento, con le modifiche approvate dal subemendamento precedente, teoricamente renderebbe disponibili 1,2 miliardi che il Governo ipotizzava già di incassare nei precedenti decreti, qualora la magistratura arrivi a una sentenza in giudicato che ne renda disponibili, di ristorare la quota parte che lo Stato anticipa per effettuare i piani ambientali e le eccedenze di continuare a versarle all'interno di un capitolo per bonifiche di Taranto e Statte. Al di là della soddisfazione, almeno che da un punto di vista teorico queste risorse vengono poi destinate alle bonifiche, perché poi vorremmo comprendere anche quante di quelle risorse saranno poi effettivamente disponibili. Noi anticipiamo che presenteremo un ordine del giorno per specificare meglio una questione che secondo noi rimane un po' irrisolta, ovvero, così come riformulato dal subemendamento, viene reso disponibile le somme all'interno della contabilità speciale del commissario. La domanda che, diciamo, la signora Maria da casa si fa è: ma nel momento in cui il commissario non c'è più, la contabilità speciale che fine fa? E soprattutto i fondi destinati alla contabilità speciale che fine fanno? C'è una clausola che prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa intervenire per destinare le risorse in capitoli di spesa concreti, però vorremmo che, visto che siamo in Italia e spesso di questi tecnicismi ne abbiamo visti e conosciuti tantissimi, e ne abbiamo anche la consapevolezza che spesso per dei vizi come questi possano bloccarsi la destinazione dei fondi stessi. Ma voi impegneremo nell'ordine del giorno il governo per specificare meglio questo punto e per monitorare in modo tale che prima dello scioglimento della contabilità speciale, quindi prima che il commissario termini il suo mandato, sia ben chiaro che quelle somme eventualmente disponibili siano destinabili, già scritto nero su bianco, in un altro capitolo di spesa che preveda la bonifica di Taranto e Statte. Questo per almeno rassicurare le eventuali somme disponibili. È uno dei pochi emendamenti accettati all'interno di questo decreto e ancora una volta, però, visto che l'abbiamo già ribadito ieri, lo ribadiamo anche oggi cogliendo l'occasione, ci sarebbe piaciuto vedere il Ministro cercare di difendere quello che il suo governo sta facendo e quello che il suo governo ha fatto aprendo a una manifestazione di interesse con dei criteri e degli affidamenti all'interno del commissario, dei poteri assegnati al commissario, alquanto discutibili. Ci sarebbe piaciuto averla qui, speriamo sia disponibile per la dichiarazione di voto, ma crediamo che sarà invece necessario che gli uffici di presidenza, soprattutto i presidenti delle commissioni, chiedano a gran voce la presenza del ministro Guidi nelle prossime settimane per monitorare la situazione che
che deve essere riportata all'interno delle aule parlamentari, non soltanto per una mera ratifica come viene fatta all'interno di questo decreto, ma per un'analisi e una continuità di quello che realmente sta accadendo. Grazie. Grazie onorevole Crippa, non ho altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.81 Crippa così come subemendato con il parere favorevole di Commissione Governo e relatrice di minoranza. Aperta la votazione. Ci siamo quasi, c'è qualche collega che sta arrivando al posto, Vezzai, ottobre, Tancredi, Vezzali, votato, Giancarlo Giorgetti, Bergamini, Sciullian, Meloni Marco, Gelli in arrivo.